È stata inaugurata a Palazzo Lascaris la prima giornata formativa del percorso Migrazione e Accoglienza, organizzato dal Centro per l'UNESCO di Torino con l'Assessorato all'Istruzione della Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, sui temi della migrazione su scala locale, del rapporto con lo scenario mondiale e del rispetto della Carta dei diritti umani. Al progetto, che prevede 4 incontri e una giornata conclusiva, prevista per il prossimo maggio, hanno aderito 32 istituti scolastici piemontesi e più di 2.000 tra studenti e docenti. Il percorso formativo che il Centro UNESCO di Torino offre nel 2016-2017 alle scuole di tutta la regione Piemonte è un percorso intitolato Migrazione e Accoglienza. Chiede agli studenti, agli insegnanti e anche ai loro genitori di fare ricerca su come si fa a far rispettare i diritti umani in un mondo dove le persone chiedono di migrare, hanno il diritto di migrare e le persone che sono sui loro territori hanno il diritto di accoglierli, il dovere di accoglierli, il diritto di mantenere anche loro i propri diritti. Un altro dei filoni di ricerca sarà come i media presentano questo problema della migrazione, questa realtà della migrazione. I media hanno una importanza sempre maggiore nella visibilità che i ragazzi hanno, sia attraverso i loro telefonini, sia attraverso dei video che possono fare, sia attraverso degli strumenti che si possono costruire da soli. Questi strumenti saranno costruiti dai ragazzi che nella giornata finale di questo lungo percorso, che dura un anno intero, l'8 di maggio, ci restituiranno. Il percorso inizia, come dicevo, e continuerà con 4 incontri di formazione per gli insegnanti e una giornata conclusiva dove tutti i ragazzi, che in questo momento sono 1.900, che hanno aderito a questo nostro percorso, presenteranno i lavori nell'ottica, ripeto, di superare il problema, non chiamarlo problema migrazione, chiamarlo realtà migrazione, realtà accoglienza, come facciamo, come meglio possiamo considerarci all'interno di un universo che è ormai globale. Comprensione globale è il tema lanciato dalle Nazioni Unite per il 2016 e noi intendiamo con questo nostro contributo dare una possibilità ai giovani del nostro Piemonte di far vedere di che cosa sono capaci.